Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari confratelli, cari fedeli, siamo in tanti questa mattina per festeggiare il 25esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale del nostro carissimo Don Ugolino Giugni, e attraverso questo anniversario festeggiare il sacerdozio cattolico. E visto che abbiamo festeggiato l'Epifania, continuiamo a festeggiarla in questa ottava, possiamo, per la nostra breve meditazione su questo avvenimento e su questa grazia che il Signore ci ha dato del sacerdozio, ecco, attingere alla festa della Epifania, a un aspetto di questa festa che, come vedremo, non si limita solamente all'aspetto più conosciuto, cioè l'adorazione dei magi. Con l'adorazione dei magi avviene che cosa? Avvengono due movimenti, potremmo dire. Il movimento di Dio verso gli uomini, il movimento degli uomini verso Dio. È quello che stiamo meditando da 15 giorni, il Verbo che si è fatto carne, il Dio che si è fatto uomo, la luce che illumina le tenebre. E allora il Signore che rincorre l'umanità, l'umanità disgraziata, che cioè aveva perso la grazia, e sarà successivamente l'Evangelista San Luca che ci riporterà le parabole pronunciate da Gesù stesso, il buon pastore che rincorre la pecorella smarrita, il padre che attende il figlio prodigo, è davvero l'illustrazione della misericordia divina verso le creature, verso le anime. Dall'altra parte un altro movimento. I magi ci mostrano e rappresentano questo movimento delle anime di buona volontà, come cantavano gli angeli nella notte di Natale, verso il Signore. Queste anime che desiderano il Signore, desiderano Dio, desiderano la vita, desiderano la luce, desiderano la grazia, desiderano la salvezza. Due movimenti bellissimi, ma è necessario qualcosa per collegare Dio e gli uomini. Era necessario qualcosa capace di permettere questo transito, per così dire, delle benedizioni divine, delle grazie del Signore, delle grazie celesti da una parte, dall'altra le suppliche umane, le preghiere delle anime. E questo passaggio è un ponte, più precisamente un pontefice, è il sommo eterno sacerdote, è il nostro Signore Gesù Cristo che permette, che ha permesso e che permette, che permetterà sino alla fine dei tempi, questa riconciliazione tra Dio e gli uomini e questo scambio di favori celesti e di suppliche umane. E questo ruolo, questa missione, questo ufficio, il Signore l'esercita attraverso, per l'appunto, il suo sacerdozio. E il Signore ha voluto, nei piani della sua onnipotenza divina, della sua saggezza divina, della sua misericordia divina, comunicare, dare e lasciare quindi agli uomini il sacerdozio. E allora ecco che, festeggiando questo bel anniversario, festeggiamo tutto il sacerdozio cattolico. E oggi in particolare questo sacerdozio ricevuto da Don Ugolino 25 anni fa, il 12 gennaio del 1991, dalle mani di Sua Eccellenza Monsignor Roberto Fedele McKenna, domenicano, fedele di nome e di fatto,
uno dei pochissimi vescovi in questo momento così particolare della Chiesa, rimasto fedele alla Chiesa, questo caro Monsignor McKenna, che è entrato nell'eternità da pochissime settimane, certamente tutti noi, Don Ugolino e tutti noi, nel corso della Santa Messa pregheremo per il riposo di quest'anima fedele e quest'anima episcopale. E allora ecco che è ovvio e naturale, non è sentimentalismo, ma rientra nell'ordine delle cose, pensare e soppesare, non solo contare, ma soppesare tutte le grazie che sono transitate attraverso il sacerdozio di Don Ugolino in questi 25 anni. A imitazione dei primissimi discepoli del Signore, gli Apostoli, il giorno della Pentecoste, escono dal cenacolo e cosa fanno? Prima di amministrare i sacramenti, predisporre le anime ai sacramenti attraverso la predicazione. E allora questi lunghi anni di predicazione, le omelie domenicali, gli esercizi spirituali ignaziani, i fervorini in tante occasioni, è proprio questo pane quotidiano della verità divina che viene messo a disposizione delle anime capaci di avere il desiderio di questo pane, capaci di crescere nell'amore di questo pane e di riceverlo. Di riceverlo attraverso i santi sacramenti. Allora certamente il sacerdote nel suo 25° anniversario di sacerdozio pensa ed è stupito per tutto questo numero di sante messe celebrate. Quante volte ci soffermiamo sul valore di una messa, quante messe in questi 25 anni e quanti sacramenti, il battesimo che spalanca le porte del paradiso e la prima comunione, quanto impegno il sacerdote mette per preparare un'anima innocente a ricevere davvero il pane degli angeli, per consolidare la grazia battesimale, e poi quando l'anima, ahimè, è ferita e cade e vacilla il sacramento della confessione, e poi aprire le porte dell'eternità con l'estremunzione, unire delle anime nel sacramento del matrimonio per fondare delle belle famiglie cristiane, cattoliche, benedette dal Signore. Quanti pensieri che rincorrono in questo momento per tutto ciò che è transitato attraverso il sacerdozio e il sacerdozio di Don Ugolino in questo periodo. Ma visto che parlavamo dell'Epifania, non dobbiamo dimenticare una cosa: il Signore, con le sue grazie, prima ancora della grazia santificante dispensata con i santi sacramenti, le grazie attuali, questi richiami continui del Signore verso il bene, le anime spinte verso il bene, il Signore appunto sollecita la adesione delle anime alla chiamata di Dio. I magi furono sollecitati in questo senso, ricevettero questa chiamata e hanno corrisposto. Altri forse no, sicuramente no nel corso della storia. E per quanto riguarda un sacerdote vi è una chiamata capitale che diventa per autonomasia la vocazione. Linguaggio comune, quando si parla di vocazione si parla principalmente del Signore che chiama a sé delle anime per consegnare questo tesoro del sacerdozio e per continuare il dispensare i meriti guadagnati nel corso della sua vita, fin nel corso della sua santa infanzia, la vita pubblica e poi la passione. E allora ringraziamo il Signore che Don Ugolino abbia corrisposto a questa chiamata, e grazie alla corrispondenza, alle grazie divine, ecco tutto il frutto che abbiamo appena indicato. E certamente
questa vocazione, facilitata, anzi formata, curata dalla grazia di nascere in una famiglia profondamente cristiana. Allora non possiamo e non dobbiamo dimenticare, e non è fatto e non sarà fatto, innanzitutto l'anima del carissimo ingegner Paolo Giugni, che ha permesso questo, che ha davvero rivestito le mura della sua casa della virtù cristiana, a iniziare dalla virtù della fede. Il papà, la carissima mamma, e quindi ecco che in questo modo si crea quell'atmosfera naturale per il sovrannaturale, che porta davvero a frutti di vita eterna, perché il bene viene ricompensato al centuplo, e allora questo centuplo è il conteggio umano di quello che nessun uomo può contare, tutte le grazie ricevute dalle anime attraverso la vocazione sacerdotale. Quindi ecco il Deo Gratias. Ma abbiamo appena accennato il fatto che l'Epifania non si riduce all'adorazione dei magi. L'Epifania, infatti, è un magnifico trittico: l'adorazione dei magi, certo, il battesimo di Gesù nel Giordano e le nozze di Cana. E nelle nozze di Cana troviamo la Madonna del Buon Consiglio. Troviamo il nascere e l'illustrazione di questo aspetto particolarissimo e santissimo di Maria Santissima, e in questo senso, ecco allora, quella famiglia sacerdotale e anche religiosa dove si è formata questa vocazione, l'Istituto Mater Boni Consigli, e siamo nel trentennale della fondazione, festeggiato l'inizio il 18 dicembre di quell'anno, di 30 anni fa, 1985. Le nozze di Cana infatti segnano questa manifestazione dell'ufficio mariano per eccellenza, l'intercessione. Maria che indica dove c'è salvezza, Maria che indica dove gli uomini devono rivolgersi, Maria che porta a Gesù, e Gesù attraverso l'intercessione di Maria che opera questo miracolo, non solo trasformare l'acqua in vino, ma trasformare delle semplici creature umane in creature destinate alla gloria eterna, delle anime redente, delle anime davvero immerse in questo tesoro di grazia. E se ogni anima, come quell'acqua fu trasformata in vino, ogni anima con il sacro battesimo è davvero trasformata nella sua natura più intima, cosa si deve dire dell'anima di un sacerdote che da figlio di Dio, qual è, con il sacramento del battesimo, diventa ministro di Dio, il rappresentante di Dio, il dispensatore dei tesori di Dio. Il Signore dà la sua borsa al sacerdote. È come nell'occasione del buon samaritano, che il buon samaritano porta il moribondo, gli dà presta i primi soccorsi e poi porta il moribondo alla locanda e poi lascia quei denari, sono i denari della sua passione. E quindi ecco che il sacerdote, attraverso la mediazione, attraverso la protezione, attraverso l'intercessione della Madonna del Buon Consiglio, riceve e dà, si indirizza al Signore e dal Signore riceve tutto quello che il Signore vuole che venga dispensato. Ed è proprio nei momenti anche di difficoltà, anche più impegnativi, anche più dolorosi, che come ogni anima, ma soprattutto un'anima sacerdotale, rivolgendosi alla Madre del Buon Consiglio, trova la risposta adatta, trova la via da seguire, trova
non solo la via da seguire, ma la forza e il coraggio e la determinazione di intraprendere quella via, e il coraggio, la forza e la determinazione necessaria per realizzare il sacerdozio non in posto qualunque, ma nell'istituto Mater Boni Consili, in modo tale da non alterare la parola del Signore, non alterare la Santa Messa, non alterare i sacramenti, quel vino conservarlo con il massimo dell'attenzione, del riguardo, dell'amore, per che non avvenga un qualcosa contrario alle nozze di Cana, e cioè questo vino diventi qualcosa di imbevibile. E allora ecco il ringraziamento per questi 25 anni nel seno dell'Istituto Mater Boni Consili, rinnovando questo ringraziamento alla Beata Vergine Maria. E allora ci mettiamo nella disposizione adatta per adorare. Ci siamo inginocchiati durante il Vangelo perché i Magi adorarono Gesù come lo adorò Maria, come lo adorò San Giuseppe, come lo adorarono gli angeli, i pastori, come ogni cristiano adora il Signore e può adorarlo grazie al sacerdozio, grazie alla Santa Messa, grazie ai sacramenti, grazie alla predicazione e questo dono grandissimo. Nel presepio sono i Magi a dare dei doni, ma oggi è il momento di ricordare questo dono preziosissimo del sacerdozio cattolico e per tutti noi questo dono altrettanto prezioso che sono stati in questi 25 anni il sacerdozio di Don Ugolino Giulio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.